Ok, allora adesso vediamo come prendere il nostro pesciolino che abbiamo da Sketchfab, quindi questo pesciolino animato, Cute Fish Rick Sticky, e lo scarichiamo, quindi scarichiamo nel formato FBX. Ci viene scaricato un bellissimo zip che andiamo ad aprire e dentro troviamo, una volta unzippato, troviamo due cartelle, Source e Textures. E queste cartelle ce le inseriamo dentro il nostro Unity. Quindi prendiamo due cartelle e ce le spostiamo in un punto in cui sappiamo trovarlo, Source Texture. Ora, il consiglio che darei io è di prendere queste cartelle e di vedere cosa c'è dentro. Quindi c'è il pesce qua, la mettiamo sugli Assets, Textures, ci sono le due texture, una normal map e l'albedo, e la mettiamo anche questa su Assets, e a questo punto Source Textures li togliamo. Quindi il nostro eccolo qua, il nostro pesce all'inizio, purtroppo, vedete come succede spesso quando facciamo questa operazione, si perde le texture. Quindi cosa facciamo noi? Prendiamo il pesce e lo inseriamo nella nostra scena, che adesso è quasi vuota. Quindi prendiamo il pesce e lo inseriamo nella scena, e come vedete effettivamente gli mancano le texture. Quindi per andare a prendergli le texture dobbiamo bene, in realtà vedete che è tutto blu, quindi vuol dire che è un prefabbricato. Non possiamo lavorarci perché i prefabbricati sono degli oggetti come fossero linkati, quindi un po' più complicati. La prima cosa è quella di unpackarli, quindi spacchettarli in modo tale da poterci lavorare sopra. Una volta che è stato spacchettato, dobbiamo metterci le due texture, e la cosa più semplice per metterci queste due texture è trascinargliele dentro. Però questa normal map, magari gli diciamo che è una normal map, questa è già, e quindi facciamo, ricordiamoci di fare l'apply, se non lo facciamo ce lo ricorda lui. Quindi questa è diventata una normal map e questo è la sua albedo. Quindi se noi ci mettiamo l'albedo, vedete che diventa tutto colorato, e se ci spostiamo alla normal map, vedete che diventa anche tutto bello con i rilievi, che è una bella cosa, giusto? Ora il passo successivo sarà quello di farlo vedere un po'. Vediamo un attimo se ci prende già l'animazione. No, vedete che è fermo, è bloccato. Quindi il passo successivo sarà di fare in modo tale che l'animazione, che nel caso concreto è qua dentro, vedete che se faccio il play lui fa l'animazione, dobbiamo fare in modo tale che questa animazione venga ereditata dalla scena che stiamo facendo.